Mi sto rovellando da ore per darvi un perfetto esempio di TV verità, ma non ci riesco, perché non esiste la TV verità. Nulla è vero di ciò che appare in televisione. Ognuno di noi che passa in televisione tutto ciò che riprende la televisione, altro non è che finzione, rappresentazione, teatro. Io stesso sono truccato, ho la faccia deturpata, piena di brufoli, me li hanno chiusi, quindi non sono vero. Vera non è questa sambuchina, non la bevo, mi fa schifo. Vero non è il sigaro che fumo, mi fa male, non fumo mai. Vero non è il papillon, nulla è vero. Tutta è rappresentazione, siamo tutti degli attori in televisione. Non vi fidate, nemmeno quando la telecamera entra nella realtà cruda, nella realtà scottante, nella realtà di tutti i giorni. Alcuni esempi di falsa TV verità e di vera TV della rappresentazione. Meraviglioso teatro televisivo. Una copia di Marilyn. Marilyn Monroe riappare come ectoplasma, come fantasma, attraverso le braccia grassocce, ben nutrite, da generazione a generazione di mortadella fatta a fette, messa dentro la pizza bianca con i fichi, e sembra Marilyn, ma non è Marilyn, è qualcosa che le assomiglia, che passa vicino, passa accanto, ma nel regno della rappresentazione costei è Marilyn, Marilyn per tutti, per convenzione diventa Marilyn. Altro esempio illuminante, di non realtà televisiva, di regno della rappresentazione, di calamita teatrale che attrae dentro di sé le mamite televisive di fantastica italiana. Questa piccola mamma bionda con tanti bambini probabilmente, ma se anche non ci sono, ci sono dei nipotini, ci sono delle mamme, delle nonite, quindi delle zite, che stanno davanti alla televisione e la guardano. Quanto sei brava, va in televisione a fare cosa? A recitare me stessa, a dire la mia vera dimensione di donna. Infatti balla, in maniera oscena, bruttissima, la gamba corta, velata, con la spaccata, non so, la Cuccarini, l'alzata di gamba all'Eder Parisi, poi casca per terra, rimane schiacciata, prova a sedurre Bonolis, fa un gioco di seduzione che altrimenti nella vita non le riuscirebbe mai, le riesce perfettamente in televisione. E chi somiglia in questo suo mistico svelamento di vera donna e di vera mamita televisiva? Somiglia tanto, a me l'affinità non è per nulla peregrina, anzi è drammaticamente insistente, alla Venere Bianca. Riappare la Venere Bianca, solamente un assaggio, la vedremo verso la fine di questo appuntamento. La Venere Bianca, infatti, è vestita alla stessa maniera delle mamite televisive di Fantastica Italiana. Perché? Perché le donne che vanno in televisione a una certa ora a rappresentare un certo modello di donna spregiudicata e donna spigliata, hanno un punto di partenza che è la mamita televisiva e un inesorabile punto di arrivo che è la Venere Bianca. Vorrei mettermi molto molto più giù, però mi censurano, dicono si vede, ma io voglio che si veda, è il mio culo, è il culo di tutti i miei orgasmini. Di questo meccanismo è perfettamente consapevole Mario, che va da Davide Mengacci a recitare la parte dello iettatore professionista. È talmente sicuro e conosce talmente bene la propria parte e i dettagli del proprio personaggio, che si veste come il protagonista della patente di Pirandello, uno dei più noti e consueti testi teatrali. Infatti egli va in un teatro, c'è il pubblico, c'è il palcoscenico, c'è l'attore protagonista e ci sono i partecipanti laterali, secondari. In questo caso lui racconta quella che è la sua professione, lo racconta in televisione, perfettamente, totalmente irreale nel mondo degli uomini, diventa credibile e verosimile nel mondo teatrale della televisione. Bentornati a Perdonami, il gesto è proprio, viene a caso come si dice, perché Mario è uno iettatore professionista. Sì, ecco. E qualsiasi azione profilattica contro di me non ha nessun valore. Ho affatturato una società di calcio. Sì. Sì, ho affatturato. Adesso mi interesso anche delle squadre ciclistiche, io da premettere. Dall'articolo 932 dal codice civile, tesoro. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui.
Mario è perfettamente consapevole del paradosso che va rappresentando in televisione. Ma perché non dovrebbe avere ragione di esistere Mario, se esiste il chiromante, se esiste il fattucchiere, se esiste colui che toglie il malocchio, che toglie la sfortuna, che toglie il maleficio? Perché non dovrebbe apparire in televisione per la stessa legge, per lo stesso diritto di esistenza, anche colui che porta sfortuna, anzi che fa di sua professione il portare sfortuna agli altri? Chi sono i suoi clienti? Le squadre ciclistiche, le squadre di calcio, sì, no, soprattutto. Dico, una squadra ciclistica? Sì, mi chiama. Sì, e cosa dice? Ti deve andare a mettere dietro quel promontorio. Quando passa l'avversario, butta il tuo... Il raggio. Il raggio malefico. Sì. E mi danno... Belli, maledette subito. Altrettanto consapevoli della logica del camuffamento, della recitazione, dell'interpretazione drammatica, sono coloro che non si muovono in maniera professionale dentro la televisione, coloro che dovrebbero fare una sorta di televisione corsara, laterale, clandestina, con mezzi molto più spontanei e molto più realistici, coloro che lavorano con la telecamera 8 mm. Nell'omonimo programma un gruppo di giovani cosa fa? Il vecchio trucco, il vecchio mestiere, la vecchia rappresentazione di mascherarsi da barboni per saggiare, sondare e misurare la bontà del prossimo. Ahimè, non c'è nulla di originale in questo. Si ripercorrono strade già percorse, addirittura da Paolo Fraiese, risale alla notte dei tempi, da Luana Colussi, in un programma in cui si vestiva da barbona e andava a impietosire le persone. Signora, mi faccia la carità, chi poteva credere a Luana Colussi vestita da barbona? Altrettanto incredibile o poco credibile sembra questa telecamera, questa soggettiva di barbone, che guarda i volti ricchi e pasciuti delle persone che danno poveri oggetti, piccole elemosine, e poi alla fine i due autori protagonisti metteranno su un tavolino quello che avranno guadagnato con questa loro operazione di camuffamento e di smascheramento, di cosa? Della cattiva volontà di aiutare il prossimo. Siamo alle solite, la televisione dovrebbe ammaestrare, educare, essere strumento vigile della cattiva coscienza delle persone. Ma altro non è che teatro, anche l'intento didattico rientra nel rango della grande rappresentazione. Poi abbiamo fatto due mandarini, abbiamo fatto anche un panino che però ce lo siamo mangiati perché avevamo fame, e poi abbiamo fatto un po' di soldi. Partiamo. Bene, sono 14. Sono 14.000. Dal libro Cuore. I poveri amano l'elemosina dei ragazzi. Perché non li umilia? E perché i ragazzi, che hanno bisogno di tutti, somigliano a loro. Vedi che ce n'è sempre intorno alle scuole, dei poveri. L'elemosina d'un uomo è un atto di carità. Ma quella da un fanciullo è insieme una carità e una carezza. Capisci? È come se dalla sua mano cadessero insieme un soldo e un fiore. Lo stesso linguaggio viene usato in maniera mirabile dalla piccola pubblicità di strani oggetti o di oggetti apparentemente inconsueti, inusuali, nelle televisioni minori. Lo stesso meccanismo della fiction che ripercorre i pezzi mancanti della TV verità, laddove la televisione non può prendere la realtà, o perlomeno quello che in televisione si chiama realtà, che altro non è che la visione televisiva della realtà, lo ricostruisce con la fiction, quindi tanti programmi giornalistici hanno il loro bel filmatino che interpreta, che ricuce, che compensa ciò che manca dalla realtà. Per vendere questo attrezzo security, una sorta di sirena portatile, viene ricostruito il tentativo di stupro. Viene ricostruito in maniera talmente realistica e drammatica, ma sempre seguendo il linguaggio della finzione televisiva, che al momento cruciale dell'effrazione della violenza sessuale viene schermata l'immagine con una sorta di trucco elettronico, come per dire da qui in oltre non si può guardare, ma è tutta una finzione, è tutto un gioco. Infatti, nella sequenza successiva, la signorina dotata del magico attrezzino riuscirà a mettere in fuga l'improbabile aggressore. Security, 58.000 lire, lo ripetiamo perché è veramente un'occasione incredibile per rassicurarsi, per darsi quella tranquillità che tutti noi abbiamo bisogno. La stessa cosa accade alla vecchia, che è appena andata
a recuperare la propria pensione e viene naturalmente scippata. Lo scippatore viene messo in fuga sempre dalla propria sirena mobile, da questo meraviglioso oggetto, meraviglioso strumento che per esistere, per essere pubblicizzato, per essere venduto, il prodotto della tecnologia, deve ricorrere a una finzione scenica, a una drammatizzazione, a un'irrealtà. La realtà non fa vendere nulla, l'irrealtà fa vendere probabilmente di tutto. Il linguaggio della rappresentazione scenica, della ricostruzione folcloristica, dell'immaginario, diventa elemento indispensabile quando si vuole rappresentare in televisione mondi scomparsi, mondi che più non esistono, personaggi che non hanno più nulla a che fare con il vivere quotidiano, con la realtà metropolitana nella quale siamo tutti calati. Due esempi lampanti di agri giornalisti peripatetici sono Vannucci e Fazzuoli, che si muovono in due contenitori contemporanei, coevi, ma in due emittenti diverse. Alla stessa ora, la domenica mattina, appare la campagna, come noi ci immaginiamo che sia stata la campagna di un tempo, dei nostri nonni, dei nostri avi, dei nostri zii. Infatti questi signori, con il loro elicottero, con il loro cavallo, con la loro jeep, con la loro fuoristrada, hanno una sorta di macchina del tempo. Infatti vengono rimmersi in una sorta di presepio, con figurine ieratiche che più non esistono. Questi bravi contadinelli che si muovono e che, non so, fanno dei lavori antichi, dei lavori scomparsi, una campagna che più non conosciamo, esisterà forse in alcun luogo, in qualche luogo dell'immaginario, luogo del romanzo, luogo della fantasia, ma non certo nella realtà. E questi due bravi signori, sempre passeggiando in quanto peripatetici nella loro professione, nella loro realizzazione televisiva, vanno e passeggiano di campagna in campagna, di campo in campo, e trovano sempre queste brave contadinelle, queste signore con lo scialletto, queste signore con il fazzoletto in testa, questi contadini con il bel cappelletto, con il sigaro, con la pipa fra le mani, e cosa fanno? Sono impegnati in quest'opera che più non esiste. Sono un eterno presepe vivente che va avanti tutto l'anno per la gioia di chi guarda la televisione e ama ritornare al tempo che fu.